Ci siamo, anche quest'anno siamo qua. Questo percorso che vi siete dati, quali sono le novità? Cosa ha in mente? Cosa vuole fare per il futuro? Beh, questo è un percorso che ormai facciamo da anni. Noi ci stiamo interrogando da anni ormai su come essere cittadini attivi e come aiutare i nostri territori. ANPAS Sicilia è in crescita, e questo lo penso risalti agli occhi a tutti. Diciamo che ha una necessità, quella di partecipare attivamente insieme al Dipartimento Regionale di Protezione Civile anche nelle attività di protezione civile non solo emergenziali, perché noi riteniamo che il cittadino e quindi il volontario non possa essere utilizzato solo al momento dell'emergenza, ma debba essere utilizzato anche per il know-how e le professionalità che acquisisce essendo eterogeneo anche nei momenti di prevenzione. Per fare questo, è chiaro, ci vuole tanta formazione, perché noi cerchiamo di farla. Abbiamo la necessità che questa formazione venga con un percorso garantita, ma fondamentalmente una formazione che sia parte integrante del Dipartimento Nazionale, lo è già, perché ANPAS Nazionale ha uno standard formativo che è stato acquisito grazie al Dipartimento Nazionale. Cercheremo di fare la stessa cosa anche in Sicilia. So che ci sono delle condizioni per farlo, e il nostro centro di formazione formerà tutti quei volontari che da questo momento poi lavoreranno sia nella fase di prevenzione, non volendosi comunque sostituire alle istituzioni, sia nella fase emergenziale. ANPAS si interroga anche su altre cose in questi 3 giorni, che sono la sanità e il sociale, la comunicazione, il psicosociale e i giovani, la formazione, e su questo vogliamo dare delle risposte, vogliamo uscire forti da qui a qualche mese. Sicuramente il 2014 ci vedrà in prima linea per suggerire, per quello che sarà possibile, tutte quelle modifiche sia alle circolari che alle normative che possono vedere il volontariato sempre più presente e sempre più utilizzato. Riunire quasi 200 volontari da tutta la Sicilia e metterli lì a discutere di prevenzione, di protezione civile e con un'età mediamente giovane è un segnale forte. Questa Sicilia vuole sempre più il senso di cittadinanza attiva. Beh, non è facile ogni volta riunire tutti, però ANPAS non facciamo degli sforzi in mani, perché c'è un momento di partecipazione forte, c'è un movimento che è in rete vero, ci sono delle associazioni di volontariato che sono vere associazioni di volontariato, ci sono i volontari che sono qui, avete visto, sono presenti e sono una parte partecipativa e attiva di questo movimento. E giovani, la Sicilia ha una ottima percentuale rispetto al resto d'Italia di giovani che fanno il volontariato. Noi riteniamo anche che però questo non ci debba soltanto tranquillizzare, ma debba essere anche un momento importante di controllo, se vogliamo, perché non vorremmo che questo diventasse un parcheggio. Lo facevano le università, non vorrei che le associazioni di volontariato oggi diventassero il parcheggio della gente che non ha attività lavorativa. E quindi noi stiamo cercando anche nei giovani di inculcare quella che è l'attività di cittadino attivo. Purtroppo lo Stato molte volte non ci aiuta, l'avere escluso, l'avere tagliato e il continuare a tagliare il servizio civile nazionale sicuramente non aiuta neanche i movimenti come quelli dell'ANPAS o di altre sigle nazionali, che non possono più avere nelle proprie fila, nelle proprie associazioni dei giovani che facciano quelle attività, che magari ci vanno anche per quel rimborso economico che dava lo Stato, ma che poi restano all'interno del volontariato nel circuito. Io sono certo che la Sicilia ha una voglia di cambiamento enorme, che i giovani vogliano cambiare il sistema, ed è quello che stanno chiedendo con forza. Vedere tanti giovani partecipare a un convegno, se mi consentite, altamente scientifico come quello di oggi, e rimanere seduti nonostante anche forse la pesantezza degli argomenti che si stanno trattando, significa che c'è voglia di apprendere, c'è voglia di partecipare, c'è voglia di cambiare il sistema. Credo che il nostro capo dipartimento regionale, il nostro direttore, che è l'ingegnere Calogero Foti, stia facendo questo sforzo immane, girando in tutte le associazioni di volontariato, non solo in ANPAS, e cercando di portare un ragionamento che è quello: io ti voglio utilizzare, però tu devi diventare un professionista della protezione civile, e di questo noi ne prendiamo atto. Noi vogliamo dimostrare con quello che stiamo facendo in questi 3 giorni all'ingegnere Foti che non solo abbiamo accettato il suo consiglio, ma che siamo a sua disposizione per quello che potranno essere le esigenze di questo territorio siciliano.